Ai piedi del Monte degli Ulivi si trova il Giardino del Getsemani, o Orto degli Ulivi, un luogo frequentato da Gesù con i suoi discepoli già prima della Passione. San Giovanni ci dice che il giardino presso il Cedron era il luogo di ritiro preferito dal Signore. E sono ulivi secolari quelli che ancora oggi si ammirano in questo giardino accanto alla Basilica Francescana, conosciuta anche come la Basilica dell'Agonia, che racchiude la roccia su cui, secondo la tradizione, Gesù trascorse l'ora forse più dolorosa di tutta la sua passione. Qui egli visse quella tristezza dell'anima fino alla morte e quella preghiera intensa fino al sudore di sangue. La chiesa attuale risale al 1919-1924 ed è opera dell'architetto italiano Antonio Barluzzi. È anche conosciuta come Chiesa delle Nazioni, poiché ben 16 paesi contribuirono alla loro costruzione. Nel sottosuolo sono stati ritrovati frammenti di mosaico della prima basilica bizantina, i cui disegni sono stati fedelmente ripresi nel pavimento attuale. Qui al Getsemani si è tenuta un'altra tappa delle pellegrinazioni quaresimali dei francescani, una santa messa partecipata da cristiani locali e pellegrini, nella quale si è rivissuto il testo evangelico dell'angoscia di Gesù. A presiedere la celebrazione e a tenere l'omelia, padre Vittorio Bosello, che ricorda come siano attuali le parole di Gesù: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». La nostra vita, ha sottolineato padre Vittorio, è piena di tante cose, ma quanto è necessario il silenzio per ascoltare il Signore e cercare un luogo per stare con Lui. Prima di tutto bisogna dire che Gesù veniva tutte le volte che usciva dal Tempio a pregare e anche a riposare con i Suoi discepoli. Era un luogo, diciamo, familiare. Qui tutti lo abbandonano e si sente solo. Ecco che allora si rivolge al Padre chiedendo di allontanare questa tragedia, però dice: non la mia ma la tua volontà, oh Padre, io devo fare. Sembra emanare una grazia speciale questa roccia e ricordare a chiunque le si inginocchi accanto quelle accorate parole di Gesù: restate qui e vegliate con me. Il prossimo appuntamento qui al Getsemani sarà la sera del Giovedì Santo, il 21 aprile, quando il custode di Terra Santa, padre Pierbattista Pizzaballa, presiederà la solenne commemorazione dell'agonia del Signore. Un'ora santa che sarà vissuta in comunione di preghiera con pellegrini e cristiani locali, anche da tantissimi fedeli sparsi in tutto il mondo, grazie alla trasmissione in diretta di numerosi canali televisivi.